Vuoi crediti sicuri, facili, veloci come Bolt? Su cosa aspetti, forza? Basta 10 volt! E con il codice ZVJackson, tutto maiuscolo, avrai uno sconto del 6%. Attenzione, spoiler! Ciao ragazzi, qui ZVJackson e benvenuti nel mio canale. Allora, oggi che cosa facciamo? È uscita la demo di FIFA 17, però ovviamente io sono PlayStation 4, ho una connessione di merda, quindi non vi posso portare oggi il video, la live, non parliamone neanche perché devo avere per forza la fibra, sennò la mia connessione non regge proprio nulla. E oggi ho voluto portarvi appunto la review dei migliori giovani su FIFA 17. Allora, questi giovani qua erano già usciti un po', comunque la EA ha fatto la stronzata di farli uscire, cioè non ha tanto senso farli uscire prima addirittura che il gioco esca, quindi boh. Però ragazzi, appunto, io ve lo dico così possiamo chiarire le cose. Se ragazzi volete scoprirveli da soli i vostri giovani, non guardate questo video, lasciate un like e andate, perché il like dovete lasciarlo. Se volete scoprire da soli i vostri giocatori, ragazzi, non guardate questo video, perché altrimenti ve li spoilerò tutti. Ma a parte questo, allora, la EA appunto aveva lasciato questo link due giorni fa, se non erro, con appunto le hidden gems, le gemme nascoste su FIFA 17, i giovincelli delle carriere, insomma. Ragazzi, andiamo a vederli insieme. Ovviamente non li guarderò tutti, però vi lascio il link in descrizione insieme a quelli di Facebook e Instagram. Mi raccomando, andate nei miei social. Ma ragazzi, andiamo a vedere il tutto. Allora, il primo giocatore, come potete vedere qua, è Dele Alli, 20 anni, COC, parte con un overall di 80 e può arrivare a 90, cioè 20 anni 80, è assurdo, è fortissimo. Poi c'è Dembélé, Ousmane Dembélé, quello lì del Borussia Dortmund, 19 anni, è AD, io pensavo fosse S, però vabbè, 77 di overall, può arrivare a 90, e è più 13, una cosa spaventosissima. E poi allenati questi giocatori, ovviamente arriveranno a faranno gli sfracelli. Luz Sanchez, Renato Sanchez che io ho la fortuna di aver scoperto col Palermo, ragazzi, quando nessuno se lo cagava, era il mio piccolo gullit portoghese. Insomma, Renato Sanchez, 19 anni, CC, 78 di overall e arriva a 90. Però ragazzi, c'è da dire una cosa, che Dembélé e Renato Sanchez non saranno acquistabili, come sempre, alla prima stagione di mercato, perché sono stati appena comprati. Classico bug di FIFA. Comunque, passiamo a Martial, 20 anni, AS, 82 di oro, può arrivare a 90. Mi sembra un po' esagerato, perché non è che abbia fatto vedere chissà che cosa, però comunque la EA si sa che pompa tutti quelli del Barclays. Marco Asensio, 20 anni, COC, ragazzi, del Real Madrid, parte con 81 e può arrivare a 89. E invece Halilovic, ragazzi, parte con 79, stessa età di Asensio, e arriva a 89, quindi parte con due overall in meno, ma Halilovic si sa che è la bestia ormai. Insieme a Halilovic ovviamente non possiamo non trovare lui, cioè il centrocampista perfetto, il miglior giovane centrocampista. Yuri Tielemans, ancora lì all'Anderlecht, ancora pronto a entrare nei centrocampi delle vostre carriere, ragazzi. Parte con un overall di 77 a 19 anni, arriva anche lui a 89. Poi ragazzi, troviamo altri giocatori come Zuma, che arriva a 89 partendo da 80, Brand, che arriva a 88 partendo da 79, è un buon passo questo. Coman, che parte da 81 e arriva a 88. E poi ragazzi, lui, il mio miglior giocatore, Correa, parte da 79 e arriva a 88. E noi quest'anno, ovviamente ce lo ricompreremo, noi quest'anno lo porteremo a molto di più, proprio Correa così. Poi altri giocatori come Dawood, che se non l'avete visto, ragazzi, andate a vedere il mio video sulla squadra più forte di FIFA 16, che appunto è il Borussia Mönchengladbach, spoiler. E Dawood era proprio il gioiellino. Comunque a 79 e arriva a 88, ed è tantissimo. Finalmente c'è anche Gigione Donnarumma, 17enne, che parte con 76 di overall, un grandissimo upgrade, arriva a 88. Donald Brill Embolo, ragazzi, come è AD? Non è più ATT, è AD questa cosa qua, proprio non ci voleva, perché
era fortissimo come ATT, però vabbè, 19,76 arriva a 88, Jimenez da 83 a 21 anni arriva a 88, Hineacho 74 a 88, Lemos, che non conosco, 20 anni 80, Lemos, ma che cavolo è sto Lemos? Arriva a 88 e parte con 20 anni 80, Charlie Musonda, ragazzi, invece, è fortissimo, ha 5 stelle skill e 5 stelle piede debole, come Neymar. 19 anni, 77, arriva a 88, questo qua sarà comprato da tutti. Poi possiamo vedere Saul Niguez, Rashford, Sanabria. E comunque ragazzi, tanti altri, Sané, Shaw, Sterling, che arrivano tutti a 88, Tah 88, Bellerin 87, Castillejo 87, Christensen 87, Fosu Mensah, che è come CDC? What? Ma perché cambiano i ruoli così a caso? 87, Kovalenko 87, vediamo altri giocatori, Mbappé lo ten 87, vediamo se c'è qualche altro bel giocatore italiano, comunque scorrono tutti gli qua giocatori, vi lascio la lista ovviamente. Possiamo vedere qualche giocatore italiano se lo troviamo. Oh, Romagnoli che parte da 78 arriva a 86. Vediamo poi Donsa del Cagliari o del Bologna, non mi ricordo, del Cabo. 73 arriva a 85. Niang arriva a 85 da 78. E basta ragazzi, gli italiani però ci sono soltanto questi. Comunque ragazzi, il video finisce qua, il video è abbastanza breve. Adesso mi vado a scaricare la demo, ci metterò le ore anche io, però domani vi porterò un bel video con la demo. Le rose nel 2030 ragazzi verranno un po' più di rado. Perché? Perché mi voglio appunto concentrare bene sulla demo di FIFA 17 e darvi un po' le mie impressioni al caldo. E niente, vi subirò un po'. Da ZWJax è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao fenomeni, mi raccomando iscrivetevi che è free e gratis.